Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, prima di andare e partire con la disamina, io vi chiedo questo: pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e date un contributo al canale. Ok, detto questo andiamo a vedere quello che è successo oggi al Cesena, dove abbiamo giocato contro lo Spezia. Allora, diciamo così, Aquilani ha rivisto la formazione perché obbligato dalle varie assenze eccetera eccetera, scusate, dai vari infortuni più che altro, quindi un 3-4-2-1, tanti dicevano 3-5-2, no, 3-4-2-1, questa è stata la formazione che ha messo dentro Aquilani. Allora, una partita dove all'inizio lo Spezia è partito forte e al primo minuto ha preso una traversa, ma poi è andato, diciamo così, Steves ha tirato nel corso del primo tempo e ha preso il palo, quindi ha pareggiato, diciamo così, il conto dei pali presi. Pisa nel primo tempo non ha fatto altro. Bravo Nicolas oggi perché ha parato 3-4 tiri veramente pericolosi. 3 tiri veramente, è stato impegnato, ma ha sventato, diciamo così, il pericolo. Ecco. Per quanto riguarda il secondo tempo, il Pisa è partito meglio, sicuramente con il piglio diverso, e abbiamo visto un Torregrossa oggi in vena, qualcosina Torregrossa abbiamo visto oggi. Bene anche, insomma, Moreo ha fatto la stantuffa avanti e indietro, abbiamo visto, insomma, anche Beruato, un buon centrocampo oggi, diciamo così, però la finalizzazione è sempre un crucio, c'è niente da fare, la finalizzazione è sempre un crucio e spesso e volentieri quando andiamo a ripartire, cioè a fare le verticalizzazioni, non sempre precisi, non sempre. Comunque io ho visto due formazioni in difficoltà, cioè, nel senso, abbiamo preso un punto, bene, teniamoci stretto il punto perché per noi va bene così, insomma, ecco, teniamoci stretti il punto. Poi per quanto riguarda le sostituzioni, io ho visto questo, cioè, nel senso, il mister è arrivato, ha sostituito Esteves con Valotti, niente, praticamente niente, e poi abbiamo visto, è uscito Torregrossa, è entrato Malacar, praticamente niente. In niente, nel nulla, e questa è la verità, no? Cioè, alla fine questo è il discorso. Poi vabbè, le sostituzioni fatte al 93esimo, cioè, ha tolto le Verbe, Calabresi, Barbes per Veloso, ma più che altro era per guadagnare i secondi, no? Secondi importanti, e mettere dentro qualcuno di fresco per meglio aggredire, insomma, o per meglio contenere, ecco, diciamo così, il discorso finale, perché poi oggi la partita sembrava veramente non finire più. Poi la partita è, diciamo, scappata di mano a doveri, insomma, quindi ammonizioni, poi addirittura espulsioni, e poi abbiamo chiesto un rosso su Beruato, è andata al VAR, alla fine ha tolto anche il giallo che aveva dato e ha tolto la punizione, ma vabbè, insomma, c'è un discorso arbitrale un po' da rivedere, un po' opinabile oggi, ma non andiamo poi, insomma, a vedere poi, insomma, questo. Quello che mi interessava è, diciamo così, andare a vedere fondamentalmente quello che è successo oggi in campo, perché quello poi ci interessa, no? Quello che è successo in campo, al di là degli errori arbitrali eccetera eccetera, insomma, ripeto, perché a doveri nel finale la partita gli è completamente sfuggita di mano. Quindi le sostituzioni del Pisa non hanno dato l'effetto desiderato. Ecco, io invece, tolto Moreo, avrei messo Masucci, ecco, proprio detto chiaro chiaro, no? Avrei tolto Moreo, d'accordo, perché stanco, perché poi, insomma, stava male, insomma, la gamba, tacchetti, vabbè, usciva sangue, quindi Moreo ha dato tanto oggi, quindi avrei tolto Moreo sicuramente sì, e avrei messo dentro non Tramoni, ma sicuramente Masucci.
e invece abbiamo preferito mettere dentro Tramoni, che poi ha rimediato anche una ammonizione. Insomma, le sostituzioni oggi non mi sono piaciute niente. Valotti, non... speriamo che questo ragazzo si metta in testa di giocare a pallone, e speriamo che lo stesso valga per McLaren, perché per ora, per quello che è stato pagato, niente. Avete visto oggi Coda, a due gol oggi anche Coda, Cremonese, due gol. C'è chi diceva Coda è cotto, non prendiamo Coda perché è cotto. Io avevo detto era meglio Coda. Va bene, senza sempre, siamo sempre soliti discorsi. Poi uno dice che no, comunque se andiamo a vedere il tabellino, i tiri dello Spezia, i tiri totali dello Spezia sono stati 20, i tiri totali del Pisa sono stati 10. Vabbè, qualcosa abbiamo tirato oggi. In porta 6 lo Spezia e 3 il Pisa. Il palo preso da Esteves e una bella finalizzazione, cioè Torregrossa, che poi non è andata in porto, e poi mi sembra un altro, ma non mi ricordo sinceramente, però mi sembra forse Beruato, ora non mi ricordo, ma comunque 3 tiri, ecco, alla fine 3 tiri nello specchio della porta, perché poi i tiri totali non sapete come vengono considerati. La Spezia ne ha fatti 6, Nicolas ha fatto due belle parate, e non ci siamo, l'ingranaggio non è ancora al posto giusto, non gira, specialmente con le sostituzioni di Valotti e McLaren, abbiamo visto che non è cosa inutile, che ce la giriamo nel manico, non è cosa. Sono contento del punto preso, perché insomma alla fine muove classifica e alla fine va bene così, insomma, ecco. Però insomma ora poi avremo Cittadella in casa dopo lo stop e poi abbiamo anche il recupero con il Lecco. Speriamo di fare il risultato in casa, sarebbe anche ora di cominciare a fare qualche punto anche in casa. Va bene, io mi fermo qua, vi do appuntamento a martedì. Nel giorno della trasmissione noi siamo nerazzurri e quindi valuteremo meglio tutto quello che è successo in campo. Se siete d'accordo con me, mi raccomando, commentate, perché il vostro commento è prezioso, insomma, ecco, alla fine. Se siete d'accordo o non siete d'accordo, scrivetelo nei commenti. Io ripeto, e poi la chiudo, posto di Moreo, avrei messo Masucci, sicuramente. Avrei messo Masucci, avrei fatto giocare Masucci. C'era ancora, Moreo uscito all'80esimo, c'erano ancora 20 minuti buoni, quindi avrei dato spazio a Masucci e magari, chi lo sa, un guizzo dei suoi magari avrebbe dato forse la gioia, ma non si saprà mai. Bene, io per questo video la chiudo qua. Vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.